Allora, gente, siamo tornati su Resident Evil 7 nell'esatto punto in cui avevamo interrotto l'ultima volta. Avevo iniziato letteralmente 10 secondi di gameplay poco fa. Ho trovato 10 colpi là dentro, ma non ho fatto nient'altro. Poi mi sono accorto che non avevo fatto partire la registrazione. E niente. Continuiamo sperando di sopravvivere per più di 5 minuti, perché chiaramente Mia, da furba che è con il QI di 180, sai, quando una bambina che è letteralmente un virus letale, una muffa, quel Cristo che è, sembra muffa sta roba, comunque può ucciderti in 10 secondi scarsi, tu mi raccomando falla anche incazzare, ovviamente, no? Questa che roba è? Il contenuto è stato portato via. Ma questo cos'è? Sembrano le preghiere degli sciamani del Macambù. Se provassi a leggerlo, evocherei i demoni delle tribù africane dei tempi antichi. Aspetta, prima di andare qui, andiamo di qua, che ce l'avamo finiti anche prima. Oh, c'è ancora il PC. È un po' morto, però. Sembra rotto. Oh. Non ho un grimaldello. Altre munizioni per un'arma che non ho. Fluido chimico. Oh, bene, molto bene, molto bene. Viva i curativi. Sono quasi felice, è la prima volta che non ho l'inventario pieno. Qua dentro. Ok, non andiamo qua dentro. Noi non ci andiamo qua dentro. Va bene. Allora fammi aprire qui. Ok, però effettivamente non ho capito. Stiamo cercando Ethan, stiamo cercando Evelyn, stiamo cercando di scappare da questa nave. Non ne ho idea, giuro. Infilaci il cazzo e girano. Magari funziona, tipo cacciavite. Oddio, adesso non lo so. Vediamo cosa dobbiamo fare. Qui non c'è nulla? No. Magari funziona. Eh sì, sono telecamere. Ok, qui è il posto dove eravamo prima. L'ascensore. Anche qui mi pare che ci siamo stati. Oh! Ok. Spero di fare in tempo. Ok. Livello inferiore. Non si capisce se è morto o no. Madonna, quando inizi a sentire quel suono. Spero che adesso non mi sbuchino 50 imbecilli. Perché sarebbe davvero scomodo come cosa. Polvere da sparo, bene. Non c'è niente qua. Oh, ciao. Qui che c'è? Mappa nave. Oh, qualcosa di utile. Chiave a croce. Ci apriamo Gesù con questa. Chiave a croce. Il PP19. Oh, diventerai mio. Allora, la chiave a croce la useremo qua. Sperando di sopravvivere alla caduta. Ok,
Ok. Accendi la cristo di luce che non vedo niente. Non vedo niente. Ah, ok. Dio mio. Pieno qua. Cos'è che c'è? Luis, il cavo si è fuso del tutto. Ne avevamo uno di riserva, ma è stato usato per delle riparazioni nell'infermeria 3F. Serve più a noi. Prova a chiedere al dottor Weddle. Mi vogliono in sala macchine numero 2, ma non posso scendere se non sistemiamo questa cosa. Ok, quindi ci serve un cavo e un fusibile. Allora, io fusibile so già dove andarlo a prendere perché l'avevamo usato prima. Il punto è come ne esco di là una volta che l'ho preso. Vabbè. Allora, siamo al piano 2F. Hanno detto che l'infermeria con il cavo è al 3F e il posto con il fusibile in teoria è di sotto, se non sbaglio. Che casino. Oddio! Vai a fanculo. Dimmi che muore, per favore. Madonna, io così, se spreco i colpi, non vado da nessuna parte. Ok, ciao. Ciao. Andato via. Ciao. Chiudi. Chiudi. Oh. Non entra così, beh, no, invece se vuole entra, se vuole entra, guardalo. Se vuole entra. Non entra. Non vuole più? Oh, fluido chimico. Molto bene. Polvere da sparo. A 16 anni dall'incubo di Raccoon City, i sopravvissuti stanno ancora soffrendo, quindi questo giornale è del 2014, perché Raccoon City è ambientata nel 98. Ciao amore! Aia! Capisco la foga di rivedermi e sei tutto felice, ma puoi anche evitare di abbracciarmi, c'è il Covid. Sì, ma che cazzo! Ma lo vedete che muove la testa in una maniera che non si può colpire? E poi non crepa mai! Quanti cazzo di colpi gli sono arrivati? Dio grazie! E stai morto! Ah, Gesù! Questo l'avevamo già aperto. Sì, ma non è possibile! Non è possibile! No. Guardalo, è anche uno di quelli più stronzi, questo qua. Vieni qui. Bravo. Ciao. È andato via? È andato via. Ok. Dimmi che ci sono proiettili. Ma non questi! Non ce l'ho la mitragliatrice. Che non è una mitragliatrice, è un mitra. Vabbè, lasciamo perdere le sottigliezze. Le sottigliezze. Le sottigliezze delle palle sudate. Vai via, cosa c'è qui? Chiudi! Oddio. Non si apre. Ma aspetta, non sono uguali. Ma sì, i quadri sono uguali. Scusa un attimo, potrebbe essere un enigma di una. Potrebbe essere una poverata assurda di enigma, però. Perché non provare? Ecco, guarda. Potevano fare qualcosa di un po' più complesso, volendo. Oh, agente corrosivo. Molto bene.
Sì, ho capito, hai rotto le scatole tu. Chiudi, chiudi, ma non chiude! Se mi chiudevo dentro con quello lì, partivano le bestemmie che si sentivano fino in Sicilia. Sì, io sono del nord. E qua fuori, io come ne esco? Con 8 colpi non lo abbatto. Datemi un Corano, cambio religione, mi protegga con il Corano. Ok, basta. Ciao! Tu stai qua dentro. Tanto ho preso l'agente corrosivo, non mi serve più entrare lì. Sì, ma non è possibile! Corri! Questo almeno non ha le braccia. Puoi morire, per favore? Oddio, ho un colpo. Posso spararmi in testa? Oh, ok. Aspetta, prima di andare su, giù, a destra, a sinistra. Ok. Altro agente corrosivo. Evelyn è di sopra. Evelyn era di sopra. Adesso non lo sappiamo dov'è. Questo l'avevamo già letto. Munizioni pistola. Oh, grazie. Molto bene. Allora. Non possiamo usare l'ascensore. Ci servono un cavo e un fusibile. E questa che non l'avevo vista. Dammi il coltello. Bomba. Oh. Questo mi salva la vita. Bomba a distanza. Allora, dobbiamo andare al 3F per il cavo. Però... aspettate un attimo, scusate, perché non mi torna. Un secondo solo, perché... allora, qui, ok. Questo era il coso. Qui noi non ci siamo stati, vedete? Ero sicuro di aver lasciato indietro qualcosa. Qui noi non siamo andati. Ma prima non era chiuso. Perché adesso è chiuso? Cos'è questo? Fluido chimico forte. O polvere da sparo? Sì. Oh. Chiave armadietta. Oh, che bello. Ora possiamo anche andarci a prendere il PP19. Perfetto. Il punto è, io come ci torno nel posto dove l'avevo trovato il PP19? Perché l'armadietto del capitano è al piano di sopra, ma tipo molto di sopra. Quindi, boh, adesso vediamo. Da qui, ah ok, no va bene, si può salire fino qua, poi dopo saliti di sopra si usa l'altra scala. Ok, si fa. Ce la facciamo. Saliamo così. Poi dopo saliamo così. E appena ho la mitragliatrice torniamo giù e andiamo al 3F a recuperare il cavo. Ok. Va bene. Oddio no, aspetta, questo no. Dove le ho le bombe a distanza? Vieni qua, no, la bomba. Ma la bomba, ma no, così. Guarda, guarda. Io non ho più curativi, non ho idea di come sia possibile, ma non ho più curativi. Ne avevo due prima. Cioè, in 2 secondi io sono morto. Perché così non vado avanti, mi considero morto. Guarda, un altro. Cioè, queste bombe a distanza non ti salvano la vita, di più. Dio santo, dammi questo coso. Gesù Cristo, cioè guardate, io come faccio? No, fanculo, dammi l'erba. È l'unica mia mezza speranza. Ora torna giù e non tornare più qui perché
Se questo è quello che ci aspetta, lasciamo perdere, guarda. Allora. Aspetta, ma io posso andare di sotto, che qua c'è il fusibile. Allora va bene, allora va bene. Aspetta però. Ah, ecco. Andiamo a prendere prima il fusibile, che almeno questa zona la conosco. Io al 3F non ci sono mai stato, secondo me. Spero che non ci siano quadrupedi, perché se mi vedono prima loro. Ecco, appunto. Che cazzo ho appena detto? Che cazzo avevo appena detto dei quadrupedi? Almeno questi hanno poca vita. Sono resistenti quanto un insetto stecco. Ma dai, prima li ho affrontati da di affrontati. Affrontati no, però prima sono venuto qui da disarmato. Aspettate però, c'era una porta. Eccola qua, che non avevo aperto. Adesso che sono equipaggiato con una pistola e un mitra, ce la posso fare a sopravvivere. Sì, come se mi servisse. Cioè, oddio, non lo butto via, però non arrivo a metà dell'inventario. Figuriamoci se mi serve ancora più spazio. Trovare una soluzione medica mi sarebbe molto utile. O almeno le componenti per crearla, perché l'erbetta l'ho dovuta mangiare. Ok, quindi qua mi prendo il mio fusibile. Come cazzo fa a saltare in questo modo? Ok, va bene. Cioè, io capisco che magari non muori, però se stai venendo tempestato di proiettili, come fai a saltare? Va bene, andi. Cosa? Cos'è che c'è qua, scusa? Ah, fanculo, era la porta. Allora, siamo scesi da lì. Non abbiamo più il fusibile. A sto punto si potrà anche salire di qua. Giusto? Sì. Perfetto. Abbiamo il nostro fusibile. Facile, veloce e indolore. Eccolo. Ora ci manca il cavo. Per quello dobbiamo usare la scala e arrivare fino al 3F, che non è qui. La scala è più in là. Vi prego, non fate gli stronzi. Che c'è qualcuno, questo l'ho capito, però. Sì, li sento. Ah, sapete chi è? È il tipo che abbiamo lasciato qua dentro. Faccio piazza pulita, che almeno sono sicuro. È subito qui? Ok, è subito qui. Ah, devo trovare un modo. Allora, io metto la bomba qui. Apro la porta. È ancora vivo? No. Perfetto. Zero problemi. Ora andiamo al. Non è qui che si va al 3F? Che scala è questa? Oh, ok. A questo punto usiamolo se ce l'abbiamo. Ah, aspetta! A questo punto, dato che ce l'abbiamo, usiamolo. Era. Oddio, devo tornare di sopra. Vabbè. Mi va bene tornare di sopra solo perché li abbiamo uccisi prima. Sì, era qua che dovevo andare, era proprio qui. Sia per il grimaldello che per l'altra cosa. Perché il grimaldello lo usiamo qua. Dai, mi aspettavo un curativo almeno. Non ho niente io. No, non è possibile. Non è possibile. Vieni qua. Oh, almeno non ha le gambe. Non ne ha una. Ciao, testa. Oh, guarda. Non l'avevo presa. Queste bombe salvano la vita. Però io non è che posso andare in posti dove non conosco con metà della vita e zero curativi. Mi ammazzano in 0 secondi.
Questa non si apre. Dio mio. Non c'è niente. A me serve un curativo, ragazzi. Altro agente corrosivo. Cos'è questo? Io dico che puoi farlo dopo, sai? No! Lui no! Non adesso! Come lo ammazzo? Come lo ammazzo? Se mi becca una volta sono morto, eh. Come lo ammazzo? Come Cristo lo ammazzo questo qui? Corri, 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 corri! Ecco, guarda, guarda, io sono morto, io sono morto! Dio mio, corri! Guarda, io sono morto, ma non si può fare! Dio! Sembrerebbe di sì, ma con i condizionali non andiamo da nessuna parte. La Madonna! Come quanto cazzo è veloce? Madonna, mi tocca rifar tutto da capo! Dai, ricominciamo da capo, dai! È andato. Cristo, è andato. Non mi pento di aver usato tutte le mie bombe a distanza. Assolutamente non me ne pento. Dio mio. Torniamo indietro e anche veloci. Dio santo. Ok. Adesso ti metti il tuo filo. Ok. Ethan era di sotto. Quindi noi andiamo di sotto che c'è Ethan. Dio santo, guarda. Spero di non incontrarne perché... Oh. Mi ero quasi dimenticato che c'è la bambina in giro. Ma io se non ho più quelle bombe lì, come faccio? Perché questi arrivano, eh. Eccolo qua, guardalo che guardalo lo schifoso qua sopra. Guardalo. Vieni giù. Vieni giù. Vieni, vieni, ti aspetto. Morto? Morto? Sì, è morto. Vi prego, non ditemi che ce ne sono altri perché... Ciao, posso evitarti? Posso evitarti, grazie. Non muore! Oddio. Oh! Fluido chimico! Che è soluzione medica e non la smetterò mai di confondermi. Oh sì, una bomba a distanza.
Eccoti. Guarda. Me lo aspettavo un quadrupede di questi. Da un momento all'altro me l'aspettavo. Va bene. Me l'aspettavo da un momento all'altro uno di quegli idioti. Dai, dai. Adesso il top sarebbe trovare un'altra soluzione medica. Oh, sì! Siamo a posto. Siamo a posto. Ecco, guarda. Ah, lo schifo. No, no. Stai calmo. Ok. Molto bene. No, ancora questo, no. Dai, vieni giù. C'è la sorpresa. C'è la sorpresa anche qui. Dai, vieni avanti, fatti vedere. Morto? Non mi sembra. No, non è morto, assolutamente. Adesso sì. Occhio che esplode. Ok. Sono riuscito a mancare una cassa due volte. Dove diavolo è Ethan? Non iniziare ad avere il ciclo proprio adesso, Mia, dai. Ma sentite, non si capisce se... Cioè, la sentite? Ma sta avendo il ciclo, che cos'è? Ok, aspetta. Stai ferma lì, non muoverti, arrivo subito. Ero sicuro che c'era qualcos'altro qua dentro. Ok, ora sono pronto. Ciao, Ivy. Ma vedete, come cazzo è possibile? Non subisce i colpi. Ho bisogno che tu faccia una cosa per me. Ho paura. Non te la faccio una sega. Ethan. Intanto Ethan l'abbiamo trovato. Ethan. Ethan. Shh, lo so. Non ti farò male. Non te l'avrei mai fatto se avessi potuto. Che vuoi dire? Non sono un maniaco. E non lo sono nemmeno Margherito o il mio piccolo Lucas. E nemmeno Zoe. Quella Evelyn è colpa sua. Che cosa diavolo è? Cosa vi ha fatto? Ci ha infettati con il suo dono. È così che lo chiama. L'ho trovata tra i rottami di una nave nel bayou. Poi tutto è cambiato. Ti infetta e controlla le tue azioni. No, non proprio, figliolo. Lei penetra dentro la tua mente, nella tua anima. Non puoi opporti. Lei diventa una parte di te e non puoi più resistere al bisogno di... Qualcosa di diverso. Come con Mia. Mi ha contattato perché è spinta da Evelyn. Ascoltami. Quella ragazzina vuole una famiglia. E lei è la chiave. Capito? Tu devi trovarla. E fermarla. E... devi liberarci. Prego.
Sì, quindi vedete, alla fine i Baker erano buoni, ecco. Stai lontana da qui, È ok? stato quello Vedi? schifo a Lei non ti ama. corromperli. Io posso far sì che ti ama. Non fargli del male. Te l'ho detto, non ho intenzione di fargli del male. Non osare. Altrimenti. Non sei mia mamma. Ricordati. Proprio per questo può piantarti una pallottola in testa, non è mica tua madre. Cioè, in realtà ci ho provato, ma non subisce i colpi. Adesso voglio capire perché. Perché non credo sia un errore nel gioco, tutto ciò non ha senso. È lì dietro! Prendi questo. Vabbè. Che vuoi fare? Cosa vuoi fare? Salvati! Ora devi andare. Ma è là dietro! Non riuscirò a resistere ancora a lungo. No. Vai e uccidi quella mocciosa. No. Mia! No! Dai, non è morta. La salveremo. Ok, l'orrida mocciosa infame. Dove cazzo sei? Ma era là dietro, non ho capito. Intanto dove... È tutta colpa tua. Ma è scritto in arabo, perché io vedo solo una A, una Y, due U, cioè... È scritto in arabo. Boh, vabbè. Non vedo niente. Vi giuro, non vedo niente. Oh, ok. Quindi siamo scappati da quella cristo di nave. Finalmente. Ma io sono armato. No, non ho niente. A parte questa cosa che mi ha dato Mia. Elicottero? Elicottero! È laggiù! Lo vedete? Adesso non si vede più. È passato. Ok, quindi... C'è qualcuno che sa che siamo qui. O almeno che sa che sta succedendo qualcosa qui. Non siamo completamente soli. Spero. Oh, che belli pesci, ci facciamo un sushi. Scusate. Non sto morendo, state tranquilli. Ora puoi portare più oggetti. Oh, finalmente l'inventario. 18 febbraio 1892. C'è stata una frana nella miniera di Patterson. Tuan e Beckford ci sono rimasti secchi. E Huxley non si reggerà mai più in piedi da solo. Il vecchio Stan aveva ragione, il terreno era troppo instabile. 19 febbraio, la società non vuole mandarci dei rimpiazzi. Ci toccherà fare i doppi turni. Non vedo l'ora di tornare a casa. Miniera di sale. Ok. Che sia il posto dove stiamo per andare a finire? Una miniera di sale? Ok. Un elicottero. Ci osservano da quell'elicottero. Io spero di sì, guarda. Psicostimolanti. Alfa 1, qui Bravo 1, mi ricevi? Qui Alfa 1, fate rapporto. Trovato niente. Ma è la voce di Chris La comunità quella. dei Baker risultano zero sopravvissuti. Ripeto, zero sopravvissuti. Riscontrati segni di lotta. Evelyn. Negativo. Tuttavia abbiamo recuperato diversi messaggi del figlio Lucas a persone non identificate. Lei immaginerà già di chi si tratta. Addio vacanze. Dai rapporti risulta nelle miniere abbandonate al sud. Mi sto recando lì. Ricevuto. La raggiungeremo a queste coordinate. Se trovate Evelyn, sparate per uccidere. Ripeto, sparate per uccidere. Ci ho già provato. Oh! La mia 44! Aspetta, aspetta. Comunque sì, c'è qualcuno che...
No, 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 non l'equipaggio adesso. C'è qualcuno che ci sta osservando, diciamo. Sanno cosa sta succedendo. Allora, Grimaldello, perché no? No, allora, con calma, facciamo le cose con ordine. Glock 17 mi serve. Fucile M21 mi serve. Bruciatore mi serve. Combustibile mi serve. Lanciagranate mi serve. Munizioni sì. Cartucce assolutamente. Soluzione medica assolutamente. La Makarov no. Ecco, allora, facciamo una bella cosa. Lasciamo il lanciagranate. E ci teniamo il... Oh, munizioni pistola, bene. E ci teniamo il PP19. Altre munizioni potenziate. Bombe a distanza. Erano utili, ma non... No, non voglio occupare altro spazio nell'inventario. Per ora stiamo così. Ok. Ok. Allora. Molto bene. E la 44 Magnum diventa mia. Però non la tengo, la metto via. Allora, questi li uso, perché tanto alla fine non ce ne facciamo niente. Oh guarda, non li avevo visti. Vedete quanto posso essere accecato. Vabbè, aspetta. Questo non avevo visto. No! Sali, cavolo! Ma dai, che schifo. Sali su. Non interrompermi adesso, che finisco, poi devo spezzare il gameplay. Ecco. Così. Qui cosa c'è? Oh, ho già letto. Allora, questo non so cosa sia, ci guarderemo. Quanti ne vogliono? Altri tre. Ok. Ne vogliono altri tre. Vabbè. L'importante è che abbiamo la 44. Se c'è qualche boss, gli apriamo il culo in due. Allora, facciamo un altro check rapido. Questa ha detto di tenerla, quindi teniamola. Sono tutte munizioni e curativi queste qua. Polvere da sparo. Non so, è che non so se tenermi le bombe a distanza. Se occupano uno slot solo, sì. Ok. Dai, così. Salvo e nel prossimo episodio andiamo avanti. Non so quanto manchi alla fine del gioco, ma non dovremmo essere lontani. Ricordatevi, dopo aver finito la storia di gioco, vi porto il finale alternativo e poi dopo tutti i DLC. Tutti. Li ho tutti, ma vi porto solo quelli che ha senso portarvi. Ce ne sono un paio che non... sono messi lì per perdere del tempo alla fine. Vabbè, io vi saluto, signori.